una legge contro ogni discriminazione. 600.000 piemontesi non vedono segnale RAI. Cultura della legalità, al via il concorso per le scuole. Il 16 marzo il Consiglio regionale ha approvato la legge contro ogni forma di discriminazione e per la parità di trattamento nelle materie di competenza regionale, presentata dall'assessora alle pari opportunità. In chiusura, l'Assemblea legislativa ha discusso due ordini del giorno sulla presenza del lupo in Piemonte, che verranno votati nella prossima seduta. In copertina! Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza, il 16 marzo, la legge per la parità di trattamento nelle materie di competenza regionale. Il provvedimento, composto da 19 articoli, fissa alcuni criteri generali per la prevenzione e il contrasto alle discriminazioni in diversi ambiti, dalla salute alla casa, dalla formazione professionale all'istruzione e al lavoro. Tra le novità, l'istituzione di un centro regionale contro le discriminazioni. Dopo l'approvazione della legge è stato votato un ordine del giorno per non esaminare la proposta del Movimento 5 Stelle sulla stessa materia. Sono almeno 600.000 i piemontesi che non ricevono correttamente il segnale della TV di Stato. Le difficoltà maggiori nel novarese, nel biellese, nelle aree montane, ma anche sulla collina torinese. E quanto emerge da un'indagine del Corecom, che ha inviato a tutti i comuni un questionario sulla qualità della ricezione, presentata al convegno La TV che non vedi, segnale RAI o segnali di fumo, organizzato a Palazzo Lascaris. Ha preso il via, con la prima conferenza di preparazione a Palazzo Lascaris, la quarta edizione del concorso Cultura della legalità e dell'uso responsabile del denaro, realizzato dall'Osservatorio regionale sull'usura e rivolto alle scuole superiori del Piemonte. 11 gli appuntamenti previsti su tutto il territorio piemontese. Entro il 13 aprile la consegna degli elaborati.